Guarda, la storia parla di due ragazzi che a 20 anni si incontrano in un viaggio a Las Vegas e dopo una serie di vicissitudini si sposano dentro una cappella. Dopo 20 anni lei, praticamente dopo che ha perso completamente i rapporti con lui, non si è più vista con lui, e improvvisamente lei si deve sposare e scopre di essere già sposata. Di Elena, il mio personaggio, posso dirvi che è una ragazza testarda, una ragazza con un obiettivo ben preciso in mente e non vuole arrivare a quell'obiettivo superando, anzi calpestando i diritti degli altri, ci vuole arrivare onestamente. E questa cosa l'aiuterà a capire chi è durante questo percorso di crescita, durante questo viaggio. E sarà molto importante questo suo rispetto per gli altri, perché poi diventerà rispetto per se stessa. Sembra un po' complicato, ma vedendo il film poi si capisce. Lorenzo Natale è un ghostwriter, cioè praticamente di quelli sono quelli che scrivono i discorsi, lui in particolare è un ghostwriter di politici, quindi scrive i discorsi per i politici e non compare, quindi sbarca il lunario così. È uno appassionato della parola e della scrittura, e è un sognatore ed è questo forse che fa breccia in Elena. È una bella storia d'amore, intensa, è comunque la storia di un uomo che vuole riacciuffare questa lei che ha conosciuto 20 anni fa e vive quest'ultima occasione a Las Vegas per riprendersela. Bella chiappa, Elena, te la fa scappare. E poi c'è quel retrogusto un po' da stronzetta che a te ti piace tanto. È una commedia romantica divertente, perché è una commedia girata, secondo me, girata, fotografata, scritta in maniera veramente giusta, elegante, perché ci sono degli attori bravissimi come Giampaolo, come me, no scherzo, come Adeloglu, perché ci sarà un set meraviglioso che è Las Vegas, perché è un bel film. Un passaggio? No, grazie, ho la macchina che mi aspetta. No, dicevo, mi dai un passaggio per favore? Io sono un avvocato, mi piace molto questa parte rispetto al personaggio, cioè di come Sara, il mio ruolo, aiuta e sostiene Elena. Il cast è tanto carino, tanto tanto carino. C'è Andrea che è una scommessa secondo me favolosa, Giampaolo che dire, insomma pure lui è stupendo, Ricky è molto forte. Aspettiamo il cinema!